E questi giovanissimi possono contare sull'aiuto, l'ausilio dei simulatori, ce n'è uno per la Ferrari e ce n'è uno anche per la Dallara. Andiamo a vedere come funziona questo simulatore con Franco Bortuzzo. Una struttura abbastanza aerospaziale, una navicella in acciaio, una fondazione sul basamento circa 650 tonnellate, deve permettere grandi accelerazioni entro piccoli spazi. Quindi una struttura rigida, leggera, con materiali molto innovativi, carbonio e altro. Quanto costa? A noi è costato sui 6-7 milioni, più il personale, circa 10 persone a tempo pieno per sviluppare modelli, circuiti e programmazione in genere. Questo in particolare è un modello di Formula 3, io provo a fare il pilota, Andrea Toso prova a fare l'ingegnere e spiegarmi cosa devo fare qua dentro. Allora, la macchina che rappresenta l'ufficio completo del pilota con tutti i comandi, gli specchietti, e l'interno di questa piattaforma, voi vedete, questa parte anteriore rappresenta lo schermo con tre proiettori alle spalle del pilota che proiettano una visione a 180 gradi. In più, davanti a noi vediamo due altoparlanti ad alta fedeltà, ce n'è un terzo alle spalle del pilota per riprodurre sia il suono sia le vibrazioni del motore. E anche le gomme non si vedono, ma ci sono. Noi con Dallara abbiamo sviluppato tutte le equazioni dei modelli che permettono di rappresentare, di simulare virtualmente il comportamento dei nostri pneumatici. Ma anche sognando si può andare ancora più in là. Adesso stiamo cercando di capire, siamo all'inizio, come un pilota capisce di essere il 90%, come riesce ad avvicinarsi al limite senza superarlo, qual è la vettura che può dare meglio la sensazione del limite, che gli può permettere di capire, di guidare con confidenza, quindi di avvicinarci a questo limite, è addirittura un mondo nuovo. Quando riusciremo a capire il processo decisionale del pilota, allora riusciremo a fare delle macchine che permettono di utilizzare al meglio le sue potenzialità. Intanto la realtà è che tre appassionati ventenni, grazie alla collaborazione tra l'azienda Parmense e il sito Formula One Passion, hanno potuto confrontarsi con questo simulatore. Fa caldo dentro, sì, questo sì. L'accelerazione subito, che dal colpo la macchina, dalla prima appena si parte dal colpo, prima, seconda ancora, e poi l'ondeggiare che non si penserebbe nemmeno, nel senso una sola minima correzione del volante e la macchina si sente proprio oscillare, quindi bellissimo. Sentivo le buche, gli avvallamenti, sempre gredo perché è Napoli, giustamente, chi ci ha guidato mai, però veniva suggerito molto quello che era il comportamento della macchina. Tutti ad oltre 340 all'ora, senza paura né riverenza e senza nemmeno un malessere, come era invece capitato a Jean Alesi. Il problema non stai male quando guidi, stai male proprio quando si ferma il sistema, perché hai talmente la tua mente, il tuo corpo dentro il sistema, quando stai guidando è reale, ma quando tu vai in radio, perché c'è proprio tutto il sistema che sei collegato con i tuoi ingegneri, dice ok, adesso box, entra in box, spegni il motore, e lì le luci si accendono e là ti viene un mal di testa, c'è veramente perdisenza, diciamo, è lì che stai parlando. Non ora, ma quando avesse 15-16 anni, tuo figlio lo mettereste? Certo, perché il futuro farà parte del modo di avere una marcia in più, diciamo, per essere al top. Dunque sì, lui c'è questa possibilità di combattere per essere tra i più forti e sarà obbligatorio avere il simulatore a disposizione.